Esattamente 19 ore fa mi è giunta notizia dell'uscita della nuova release di Black Arch Linux. Ed essendo un progetto a cui sono fortemente affezionato, ho deciso di portarlo immediatamente sul canale. Per chi non lo sapesse, Black Arch Linux, o semplicemente Black Arch, è una distribuzione basata su Arch incentrata sul penetration testing. Un po' come Kali Linux, per capirci, solo che Kali è derivata da Debian. Per prima cosa dobbiamo scaricare la ISO e abbiamo due possibilità. Possiamo scaricare la ISO completa di ben 14 giga oppure la versione NetInstall, che invece pesa solamente 491 mega. Io ho scelto per ragioni di praticità la NetInstall. Una volta preparata la ISO, per la cronaca sto virtualizzando il tutto su VirtualBox. La prima schermata che incontreremo è quella di boot. Scegliamo, boot Black Arch Linux e premiamo invio. Eccoci. Ok, quindi una volta arrivati alla shell di login bisogna loggarci utilizzando le credenziali di default, ovvero user root e la password è blackarch. Ed eccoci qua, ci siamo loggati. A questo punto guardiamo cosa c'è nella directory utilizzando il comando ls. Ah, importantissimo. Di default, il layout della tastiera è quello statunitense, quindi per settare il layout a tastiera italiana bisogna utilizzare il comando load case o load key, forse è load key, non mi ricordo. Load key it, infatti è load case. Ecco, a questo punto abbiamo il layout della tastiera in italiano. Ora guardiamo cosa troviamo nella directory nella quale ci troviamo, e abbiamo due cartelline, bin e scripts, e un file chiamato install. Guardiamo cosa ci dice il file install. Ci dice di lanciare il comando blackarch install e di seguire le istruzioni. Ma prima di lanciare questo comando, vi consiglio di preparare le partizioni su disco utilizzando il programma CFDisk. CFDisk è un software libero che ci permette di partizionare manualmente il disco da riga di comando. E quindi cosa andremo a fare? Andremo a creare tre partizioni, ovvero la partizione di boot, poi la partizione di swap, che tecnicamente sarebbe opzionale, ma per completezza la creeremo ugualmente, e la partizione di root. Se, come nel mio caso, il disco è vergine, vi verrà chiesto di selezionare il tipo di label. Scegliete DOS. Adesso è il momento di creare manualmente su disco le tre famose partizioni. Quindi partiamo dalla partizione di boot. Selezioniamo New e definiamone la dimensione. La dimensione raccomandata è 500 MB. Poi selezioniamo Primary. Ed ecco fatto. Prima di passare però alla creazione della partizione successiva, bisogna ricordarsi di settarla come bootable. Quindi selezioniamo bootable e premiamo invio. Passiamo ora alla partizione di swap. Ma a cosa serve? La partizione di swap entra in gioco quando si esaurisce la RAM. Semplicemente un pezzo di disco, detto molto terra terra, che viene utilizzato come RAM. La dimensione consigliata è un quarto della RAM disponibile, fino a 4 giga. Dai 5 giga in su, se non erro, la swap consigliata è di 2 giga. Nel mio caso, la macchina virtuale che ho creato ha 2 giga di RAM, quindi il quarto di 2 giga è 512 mega. Selezioniamo anche qua Primary e una volta creata bisogna cambiarne il tipo in Linux Swap Solaris. Quindi selezioniamo Type,
Linux Swap Solaris e siamo a posto. Infine abbiamo la partizione di root. A questa assegniamo semplicemente tutto lo spazio avanzato, primary, ed ecco fatto. Ora, prima di abbandonare cfdisk, bisogna scrivere le partizioni create su disco. Quindi selezioniamo write, ci chiede se vogliamo scrivere su disco la tabella delle partizioni, diciamo yes. E ora abbiamo creato fisicamente le tre partizioni su disco e possiamo uscire finalmente da cfdisk. Per scrupolo, prima di proseguire, vi consiglio di lanciare il comando fdisk con flag L per avere in output la tabella delle partizioni appena creata. Nel caso la creazione delle partizioni per qualsiasi ragione non fosse andata a buon fine, riprovate nuovamente a creare le partizioni utilizzando cfdisk. Ora che abbiamo la nostra tabella partizioni pronta, possiamo iniziare ad installare Black Arc. Allora, guardiamo com'era il comando, non mi ricordo. Black Arc install. E seguiamo le istruzioni. Allora, benvenuto, ci dice le modalità di installazione disponibili, di installare from da Black Arc Repository, online, live ISO non è il nostro caso, utilizzando Blackman. Installiamolo dai repository, quindi inseriamo uno. Poi, selezioniamo il metodo di output 2 perché vogliamo vedere cosa sta succedendo. Poi, ok, selezioniamo il locale. Ok, quindi l'italiano dovrebbe essere it.utf8. Ok. Poi, ok, selezioniamo il keymap in italiano, anche questo. Lost name, chiamiamolo Black Arc. Poi, la configurazione dell'interfaccia di rete, quella automatica, quindi 1, la lista di le nostre interfacce di rete, nel mio caso è np0s3. Ok. Ok, adesso ci dice quale mirror vogliamo utilizzare e selezioniamo il server migliore. Quindi yes. Ok, adesso bisogna configurare il nostro hard drive. Quindi selezioniamo l'unico disponibile, nel mio caso SDA. Qui ci chiede se si vuole installare Black Arc Linux con altri sistemi operativi. Io dico di no. Ok, qui ci chiede se, di creare le partizioni con cfdisk. Noi lo abbiamo già fatto, quindi si può skippare questo passaggio. Quindi inseriamo no. Ci dice che le partizioni devono essere già configurate. Poi, volendo, si può crittografare il disco, ma nel mio caso non ne ho la necessità, quindi anche qua no. Bene, adesso dobbiamo definire le partizioni che vogliamo utilizzare come boot, swap e root. Allora, la nostra partizione di boot è dev sda1.
ecco il file system, il tipo di file system, inserite ext4 che è il migliore. Poi, ora la partizione di root è dev sda3, anche qua inserite come tipo di file system ext4, e la partizione di swap, come si può anche lasciare vuota, ma ormai l'abbiamo creata, quindi inseriamola, ed è dev sda2. Ok, ci dice se la tavola delle partizioni è corretta, controlliamo, sì, è tutto a posto, quindi yes. Ci chiede se vogliamo formattare le partizioni, sei sicuro? Non piangere dopo. Ok, yes. E adesso sta preparando l'hard disk. Perfetto. Ok, qua adesso sta installando i pacchetti base, quindi questa operazione può richiedere parecchio tempo, dipende dalla vostra connessione di rete. Ci rivediamo una volta che è terminata l'operazione. Rieccoci. A questo punto ci chiede di inserire la password per root, mettiamo la password, di nuovo, perfetto, ora setup, ah, si può anche creare un account utente normale, sì, vai, perché no, username, perfetto, password per l'utente appena creato. Vai. Perfetto. E niente, adesso scarica nuovamente altre robe, quindi stoppo nuovamente il video e ci si rivede una volta terminato. Una volta finita di scaricare tutta la roba necessaria e di configurare Grub, ci chiede se vogliamo settare la time zone. Di default, no, va bene così. Lasciamola come di default. Ci chiede quale mirror vogliamo scegliere. Premiamo Enter per il default, dovrebbe andare benone. Bene, a questo punto ci chiede se vogliamo configurare X11 più un window manager. Diciamoli in questo caso di sì. Noob, 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 bellissimo. Ah, ok, quindi abbiamo LXDM. Bisogna scegliere il window manager. Va benissimo. 6 setup, ok, settiamo i moduli di VirtualBox, sì, perché no? Cerchiamo di fare una cosa più completa possibile. Anche qua i moduli di VMware, perché no? Ovviamente non è che mi serva tutta questa roba, semplicemente per avere un'esperienza più completa. Poi settiamo i tool di Black Arc. Ok, e qui bisogna scegliere quali moduli, quali tool preparare. Ok, io direi di installarli tutti e via. Ho l'impressione che
Questa operazione ci metterà una cosa tipo un'eternità. Quindi ci vediamo, sì, sicuramente ci metterà un'eternità. Ci vediamo una volta terminata l'operazione. Sì, come temevo, ci ha messo un bel po'. A me ci ha messo una cosa del tipo un'ora e mezzo. Però poco importa, perché adesso Black Arc Linux è finalmente installato sul nostro sistema. Bellissimo, tra le altre cose, il messaggio: "Yo noob, backdooring your system now. Hack the planet, door the planet." Bellissimo, adoro Black Arc. Ora non ci resta altro che riavviare il tutto e loggarci all'interno di Black Arc Linux. Selezioniamo quindi boot existing OS. Figata. Black Arc Linux. Ed eccoci, loghiamoci, abbiamo creato Fed, quindi utente Fed, password. Eccoci qua sul desktop, missione compiuta. È bene ribadire prima di lasciarci che Black Arc Linux è un sistema operativo pensato per il penetration testing. Quindi non vi passi per l'anticamera del cervello di utilizzarlo a scopo ricreativo o nel vostro quotidiano. Verreste sommersi da una valanga di problemi, fidatevi. È un po' come andare a fare la spesa con una mietitrebbia. Prendete in considerazione l'installazione, magari su macchina virtuale, di questo sistema operativo solamente se siete utenti abbastanza navigati o se avete un obiettivo ben preciso per il quale può tornarvi comodo un ambiente di pentesting bombardato come questo, altrimenti lasciate perdere. Vi lascio la guida ufficiale e il link di download di Black Arc Linux in descrizione. Buon divertimento e a risentirci!